Cambiamo argomento. Nonostante la protesta del WWF e della minoranza, il Consiglio Comunale di Marano ieri sera ha approvato la perizia di stima e la richiesta di autorizzazione alla vendita di Villa Grotari, destinata a divenire porto turistico con annessi alloggi. Gli ambientalisti, muniti di striscioni, hanno sottolineato il valore ambientale dell'ex Valle da Pesca, divenuta prezioso habitat per molti volatili. Il sindaco Cepile ha ribadito come la vendita di quell'area sia premessa per lo sviluppo futuro di Marano, che deve puntare sul turismo. La protesta pacifica del WWF all'esterno del municipio ed il voto contrario dell'opposizione non hanno fermato l'iter che porterà alla vendita di Valle Grotari, l'ex Valle da Pesca di Marano, poi abbandonata e rinaturalizzatasi spontaneamente, fino a diventare habitat prezioso per molte specie di volatili, in particolare aironi. Il Consiglio Comunale ha approvato la perizia di stima, che fissa in circa 2,6 milioni di euro il valore dell'area, e la richiesta di autorizzazione alla vendita della valle, destinata ad ospitare un porto turistico con annessa area residenziale. Contro il progetto, gli ambientalisti ribadiscono la possibilità di appellarsi alla Commissione europea e confidano nei molteplici vincoli ambientali esistenti per scoraggiare eventuali acquirenti. La Valle Grotari rappresenta un caso unico perché in altri siti, ad esempio il Tarabusino nidifica con molto meno coppie. Questo probabilmente è il fatto che il livello dell'acqua è costante e quindi gli uccelli si fidano a riprodursi. Interverremo con una segnalazione all'Unione Europea, perché non è pensabile che un'area con questa densità di uccelli sia esclusa dalla ZPS, zona di protezione speciale istituita proprio secondo una direttiva che prevede la conservazione di varie specie che nidificano a Valle Grottari. Il presidente della comunità di Marano, Fabio Formentin, che si occupa della questione delle proprietà collettive, si è detto convinto del fatto che a decidere sul futuro della valle debba essere la popolazione, eventualmente anche attraverso un referendum. Dopo le dichiarazioni di voto contrario dei consiglieri Giulia Filippo e Stefano Scardacci, che hanno definito il progetto, tra l'altro, devastante, oneroso, illusorio ed utopistico, il sindaco di Marano, Mario Cepile, ha ripercorso l'iter dell'allenazione di Valle Grotari, evidenziando come il progetto sia fondamentale per lo sviluppo del paese, che passa attraverso il rilancio del turismo.